Salve a tutti, io sono Loaf Dog e bentornati a Dragon Ball Sparking Zero. In realtà sono adesso fresco dalla live di Sparking, quindi dovrei aver imparato qualche trucchetto. Adesso vediamo se riusciamo a testarli. Eravamo qui nella storia di Freezer, ancora non completata. E devo dire, il nostro caro Goku si è dato da fare con gli allenamenti, eh? Cosa sta a fare? Si è fermato a raccogliere l'energia? Sì, guardatelo. C'ha un bonus. Cattivissimo però questo qui, eh? Che poi, vabbè, nulla a che vedere con i giocatori di Sparking Zero. Cioè, i giocatori online. Le altre persone, per intenderci. Oh mio Dio! Non ti facevano mettere proprio un colpo. Cioè, in realtà neanche questo. Si potevano colpire. Però poi, in un modo o nell'altro, la spuntavano sempre loro. Cosa è successo? Ah, vabbè. È vero. Qui c'era il cambio di tutti. Ma a noi così ci piace. Allora, vieni. No, Kuririn. Va bene. Allora ti becchi questa, eh? Hai voluto la bicicletta? Impara a pedalare, forza. Ha funzionato, vero? No, non sa più dove sono. Era un attimo spaesato. Ok, vai. Dov'è? Ma dai, fatti uccidere. L'ultimo colpetto. Non chiedo molto. E sono anche magnanimo. Dov'è? Il bello è che dentro a questa mappa di Namek bisogna per forza finire in acqua. Non c'è modo di scamparsela. La tua arroganza mi disgusta? Oh, è sì che ci disgusta. Ok. Vai. Comunque, almeno contro gli NPC, il trucchetto esatto è essere in modalità Sparking, la di giù pesante, poi quando ti è rimasto il millimetro di barra, vai con il mambo. Vabbè, vai con la mossa finale, ovviamente. Avete visto il primo episodio di Daima? Io l'ho guardato. Onesto, la premessa stupidissima, perché veramente in GT aveva senso, no? Perché quello di Pilaf era stato un errore. Qui è inspiegabile, veramente. Però vabbè, dai. Cioè, è inspiegabile che qualcuno consciamente possa dire, va bene, facciamo così. Per carità. No, non finiva qui. Tornava Goku, vero? Non finiva. Ah. E io perché non ero riuscito a farcela l'altra volta? Mi aveva battuto Piccolo. Ah, non me la ricordo mica sta cosa. Vabbè, onesto. Esatto. Krillin, per il mio bene, corri. È fuori uno. Ah, tranquillo. Ah, ecco, adesso. No, purtroppo lo so. Eccolo qua. Fra simili poi queste cose si fanno. E dai, Freezer. È così, veramente, è uguale a te. Se avesse anche lui la calotta rifrangente. Dai, non l'hanno animato questo. Penso di sì. Eccolo. Ah, boom, direttamente, senza farcelo vedere. Vabbè, ci sta. Ah, così, di botto. Forse Freezer adesso ha cominciato a capire che il Super Saiyan è una cosa vera. Come il meme. It was at this moment that he knew he fucked up. Ma ci fanno scontrare con lui? Come dovremmo vincere? Vedendo l'amico morire davanti ai suoi occhi, Goku esplode di rabbia e si trasforma nel leggendario Super Saiyan. E l'ho tagliato. Grazie alla sua nuova e straordinaria potenza, Goku sottomette Freezer. Sì, infatti è per questo motivo che non mi spiego un'eventuale lotta. Nonostante l'enorme differenza di forza che lo separa da Super Saiyan, Freezer si prepara ad attaccarlo. Eccolo.
Messo alle strette, Freezer decide di distruggere il pianeta Namek per far soffocare Goku nel vuoto dello spazio. Tuttavia, il suo attacco al nucleo del pianeta non è sufficiente a farlo esplodere immediatamente. Eh beh, chiamalo fesso. Restano ancora 5 minuti prima dell'esplosione. La battaglia di Freezer contro Goku non è ancora terminata. Aia, ok, ma posso usare la massima potenza? No, non c'è la trasformazione, ok. Ecco appunto, io no, questo è impossibile. Questa per ragioni di trama è impossibile. Oh, cioè dopo la presa si è subito ripreso. Neanche volendo farlo apposta. Amico. Un momento di pausa, un attimo. Fai questo, che se riusciamo ad arrivare a 3, facciamo un'arroganza, dai, arroganza, eccoci. Vai. E questa è la nostra unica possibilità. Ecco, bene. Ok, dai, lo sparking ci salva come sempre. Meno male, perché sennò... Vai di questo. Ok, l'abbiamo preso, perché stava attaccando. È fregato. Ah, non mi trova benissimo, approfittiamo. Ah, cavolo. Ci ha visto quasi subito. Ok, vai. Grande sparking. Ah no, non volevo, mannaggia. Ah, mi ha consumato tutto lo sparking. Ah, però. No, che cazzo fai, Freezer? C'ha l'occasione e va a ballare la mazurka, ma io non lo so. Questo però sarà uno scenario alternativo, no? Perché se no... Ok. Quindi... Episodio Sparking. Saranno queste le cose alternative, sì. Oh, guardatelo con quella sottile aura dorata. Oh mio Dio. Grandissimi, dai. No, vabbè. Ma non ce la fa, no? E invece sì. No, infatti. Ah, giusto, adesso sprigiona tutto. Tanto appunto, in una maniera o nell'altra soccombi, quindi... Meglio portarlo con te o no? Freezer ce l'ha coi calabresi, mannaggia. Ed ecco qua, Dragon Ball Z finisce. Titoli di coda. Ah, ce l'ho fatta. Esatto. Davvero era stordito anche lui. Ma cosa? Ma ce l'ho fatta? Oh, ma non ci credo. Una volta conclusa la battaglia con Goku, Freezer lascia Namek per riprendersi. Ora che ha sconfitto il leggendario Super Saiyan, ha più fiducia che mai nella sua forza e diventare immortale non gli interessa più. L'esercito di Freezer continua a espandersi in tutto l'universo, ma il ricordo di Goku resta una macchia indelebile nella sua infinita serie di trionfi. Per non dover mai più rischiare di perdere il suo titolo di guerriero più forte del cosmo, Freezer inizia ad allenarsi per diventare inarrivabile. Ah, e diventa Golden? Ah, ma voilà, in un certo senso, guarda, ci siamo arrivati per una strada diversa, ma siamo arrivati allo stesso punto. Interessante. Beh dai, bel bivio. E potremmo in realtà andare di Black Goku, e così abbiamo fatto un giro di tutti, e poi sinceramente me li finisco grado per grado, nel senso, la prossima Goku lo finiamo tutto. È un po' troppo dispersivo, ho notato, fare su e giù. Comunque, Black Goku. Un guerriero crudele e spietato venuto dal nulla, identico nell'aspetto a Goku.
Mannaggia, sbaglio sempre tasto. Nella sua linea temporale ha portato l'umanità sull'orlo dell'estinzione. Quando Goku e i suoi amici arrivano con la macchina del tempo per sventare i suoi piani, Black Goku riesce a schiacciarli e li costringe a una fuga rocambolesca. Tuttavia, Black Goku e Zamasu sanno che quei fastidiosi Saiyan torneranno. È solo questione di tempo. Mi fa troppo ridere. Non so se avete mai visto quel meme inglese, cioè del doppiaggio inglese. La scena dove appare Goku normale e ovviamente Trunks vorrebbe dire: no, non sparate, non è Goku Black. Però invece dice solo: no, non sparate, non è... don't shoot, he's not black. Sarebbe dire: no, non sparate, non è nero. Black Goku e Zamasu tentano di eliminare l'umanità per il piano Annienta Mortali, ma vengono ostacolati prima da Trunks e poi da Goku e Vegeta, arrivati dal passato. Capendo che la loro preda è tornata nella sua linea temporale, Black e Zamasu lo seguono. Oh, ma grazie. Goku e gli altri pensano che Goku Black sia un clone creato dalle sfere del drago. In realtà si tratta di un altro Zamasu che ha espresso il desiderio di scambiare il suo corpo con quello di Goku in un'altra linea temporale. Non solo Black e Zamasu sono ancora vivi, ma il primo è entrato in possesso del vero corpo di Goku. Black Goku e Zamasu, intenzionati a ottenere ulteriore potenza, attaccano i Saiyan stupefatti mettendoli all'angolo. E quindi contro tutti i blu, va bene. Dai, non l'ho ancora provato il rosé qua. L'abbiamo beach slappato. Ok, vai. Lo sapevo. Lo sapevo che ci avresti provato, caro mio. Per chi mi hai preso? Dai, prima che vada in sparking. No. Ah, cattiva questa. Oh, cattivissima. Bello però. Ok, forza, sali. Ok, dobbiamo approfittare, usare l'attacco finale prima che, esatto, lui faccia questo, perché ovviamente doveva farlo. Super Kamehameha nera. Wow. No, non ci credo. Che scammata. Peccato, ma tanto avremo l'occasione di vederlo. No, stavo per tirare la mia. Ah, non posso, perché mi ha tolto? Cosa succede? Si è buggato il contatore. Si è buggato il contatore, mannaggia. Eh no. Ma che è successo? Non si muove più. Ah, si era fermato tutto, giuro. No, l'avevo fatta anch'io. Come ha fatto a farla lui prima che l'ha avviata dopo? Vabbè, risata Oda. Porca troia, eh. E vabbè, tanto anche se vinco contro di lui, arriva Vegeta, mi apre... anzi, mi pana come una fettina. Prenderli da dietro è la soluzione più efficace qui, eh. Però appunto, Vegeta... Ah, Trunks. Trunks è bello forte, ho scoperto, eh. Cioè, quantomeno usato da me. No. Dai. Ma... La vedo durissima. Oh, vai. Boom, abbiamo vinto noi, bene. Risata. Vai qui. No, ma non ci credo. Ah, no. Non ci credo, l'abbiamo vinta. Perfetto. Sì, andate che è meglio. Ah, vinci incontri consecutivamente, figo. E la maestria va a uno. Black Goku e Zamasu schiacciano Goku e Vegeta con la loro immane potenza. Tuttavia Trunks riesce a dare loro il tempo di tornare nel passato. Black Goku e Zamasu perdono le tracce di Trunks e ne approfittano per riposare, ma vengono attaccati dagli umani superstiti. In quel momento, però, Black e Zamasu percepiscono qualcosa. Son Goku tachi ga modotte kita zo.
Di già. Ah, ma certo, volentieri. Zamasu e Black Goku distruggono la macchina del tempo per impedire a Goku e agli altri di tornare nel loro mondo e li mettono alle corde. Non mi ricordo come la risolvevano sta cosa dell'aver perso la macchina. Allora, attenzione, il termine che hai appena usato è un po' offensivo, ok? Zamasu, potresti venire cancellato nel 2024 per queste cose. Ma tanto voi non ne facevate mai uso. A questo punto. Ah, certo. Quindi se non ci fosse stata la macchina, pacioccone, amico amico. È vero. Guarda, il fatto che tu te lo dica da solo è quanto dire. No, uno dei tanti vantaggi di essere pazzo. Sono d'accordo, se non che io mi trovo dall'altro lato, quindi. Ok, vediamo se ce la farete a sistemarle con i pugni. Loro sono il contrario di quel meme di Dario Moccia. Con i pugni siete bravi, ma a parole come ve la cavate? Oh. Ah. No. Ok, grande, approfittiamo. Ah, ha spaccato tutto l'edificio, che figata. Ah, dai, questa era cattiva. Ok. E adesso sono cavoli tuoi, Vegeta. Ah, guardatelo. Non demorde. E non demorde. Ha una certa. Vai, vai di questo. Beh, sì, sì. Esatto. Vedrai che ne vale la pena. Ok. Che figata, si è rotto il costume. Ok, vai di questo, risata. Ok, perfetto. E adesso... No. Sì, Black Goku, vorrei poter leggere i sottotitoli, però... Ma che cazzo fa? Quando vanno in modalità sparking e cominciano a menare non capiscono più niente. No. No. Ma che stai a fa-? No. Dai che questo mi sblocca l'ultra ego. Se non stiamo attenti. No. Bella. Non era abbastanza, dai. Ok. No. Monoggio. Ardalo. Ha approfittato della scarsa visuale. Ok, devo ricaricarmi un po' appena possibile. Anzi, devo fare questo. Ecco, bravo. E adesso è nostro. No. Ma, allora. Questo è più che altro da chiedersi a Black Goku. Cioè, che succeda una volta va bene, ma se succede 7 volte di fila c'è un problema. Bellissima sta mossa comunque, eh. Ah, e abbiamo già finito. Bene. Perfetto così. Quindi il prossimo step è contro la fusione, no? Sentendo che qualcosa di strano sta accadendo a Zamasu, Black Goku abbandona il suo scontro e si teletrasporta da lui. Zamasu è madido di sudore. Con voce tremante avverte Black di quanto sia pericoloso considerare quei mortali dei semplici insetti. Ma... questa è la mia faccia. Va bene, dai, che ne dici di fondersi? Perché no, giusto? Già ce li abbiamo gli orecchini.
Il reale potere, fratello, cioè se anche Goku potesse fondersi con un altro Goku, ti farebbe vedere. Ah, sono tutto occhi, forza. Eccoli. Scambiate gli orecchini. Eccoli qua. Boom, pesce pesce. Bello è bello, però l'ho provato nella stream. Non mi piace troppo il moveset, eh? Però è bellissima l'aura iridescente, cioè guardatela. Guardate che figata. È il combattente RGB. È il PC gamer del gruppo. Vediamo, ecco, è anche verde. Vediamo sponsorizzato da Razer sulla maglietta. Sì, è un po' meno horny, possibilmente. Ma perché Chikara? Ah, c'era anche Bulma. Mi ricordavo che ci fosse il maestro, questo sì. Ecco qua. Se prima eravate in difficoltà, adesso siete proprio nella merda. Oh, no. E la volée di Vegeta, volée di... No. Ok. Prendiamo energia. Cioè, guardate qua, guardate che figata. Boom. No. No, questa non me la dovevi fare. No, 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 attenzione. Ma Zamasu è là dietro. Che poi l'hanno chiamato Zamasu Fusione, giustamente. Però non so, chiamarlo Gokas? Zaku? Zaku non è male. Wow. Wow. Questo non l'avevo visto. Olle. Ah, si sono scambiati di posta, infami. Per darsi spazio alla fusione, questo è sicuro. Oh. No. Ah, infame che non sei altro. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ok. E poi? No, questo. No. Vai, 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 vai. Ah, dai, cavolo. No. Neanche il contrattacco ci ha fermati, eh. Mamma mia, sta succedendo così tanto che non capisco nulla. Fai questo? No. L'ho perso proprio per un secondo. No. No. Mannaggia. Fammi far questo. Ok. No. Oh, ma perché non si parano più? No, no, no. Perché l'ho perso di vista? Però com'è possibile sta cosa? Vabbè, dai, fatto a tavolino questo perché deve vincere lui, com'è? Ecco qua. Cioè, mi ha tolto 7 barre della vita in 3 secondi. Va bene, sei meglio te. Cosa ti posso dire? Ok, no, ma... Ci si mette di impegno per non beccarlo, guardate. No. Dai... Vieni giù, vieni giù. E vabbè, fai così direttamente perché si è capita l'antifona. Ah, che schiaffone. Questo coso davvero non me lo ricordo neanche nell'anime. Beh, cioè che dovrebbe rappresentarmi. Allora, attenzione perché... Ecco, non si sa mai, infatti. Ma... Ah, bene. Vinto mentre venivo schiaffeggiato via. Beh, comunque, una vittoria.
E mi ha anche aumentato la competenza, bene. Ah, già ci siamo deteriorati? Ok. Mentre la violenta battaglia prosegue, il corpo di Zamasu Fuso inizia a mutare. Dato che solo metà del suo corpo è immortale, sta subendo gli effetti dei danni subiti dalla metà mortale, quella di Black Goku. Vabbè che tutta la tua forza è presa in prestito, amico, non è che... Saturo d'odio per la sua stessa imperfezione, Zamasu si colpisce da solo per punirsi. Un nuovo nemico è apparso di fronte a Zamasu. Eccolo. Se l'hai fatto tu, lo faccio pure io. Giusta la logica. Infatti. Non fa una piega, guarda. Vegito. Vegito blu. Sì, lo vedo il colore. Io sono Zamas RGB. Discutibile, discutibile. Ah sì, sei bello assai, Certo, intrinsecamente puri. È purissima questa operazione che sta facendo. È così pura che si può chiamare un'epurazione. Ehi, che è successo? Ah, perché? Si è disconnesso il controller. Così a caso. Va bene. Scusate. Lo tenevo inattivo da troppo tempo, ma no, saranno 2 minuti. Forse si è scaricato. E allora sarà il caso di... Sì, si è scaricato a bestia. Va bene. Io passo alla tastiera, ma... non conosco i tasti, quindi... no, fatti sotto, no. Io non conosco i tasti adesso. Oh, merda. Questo non va bene. Questo non va affatto bene. Giustamente, averlo usato per 3 ore... non lo so, shift. Ok, vai. Bene. Quindi cos'è che devo fare con... No, con i tasti non va. Se io sto fermo, non me lo para. Bene. Ragazzuoli, è un finale un po'... inaspettato. Ma qui o imparo subito i tasti on fly, oppure... Ok, sì, è col mouse, va bene. Proviamoci. Cosa vi devo dire? Dai, però. Non so qual è il tasto per schivare. Mannaggia. Ok, shift per prendere l'energia. Shift 2, luce della giustizia. Oh, vai. Dai, attacca, eh. Ok, no. Quale sarà secondo voi il tasto per... Ok, questi sono questi, va bene. Q per parare. Ok. E per fare quest'altra... Ok, quindi E, R1, sostanzialmente. Mamma mia, ma è ingiocabile con la tastiera. Cioè, è una cosa assurda. Spazio, cosa fa? Niente. Che fine ignobile, veramente. Vabbè che se la merita Zamas, però, fino a questo punto. Niente, è andata così. Va bene. Wow, che finisher spettacolare. Però mi sa che con questa qui mi tocca per forza salutarvi, perché ci metterò un po' prima che il controller si ricarichi, e poi in realtà è notte fonda, quindi sì, termino qui l'episodio inaspettatamente e anticipatamente, ma comunque vi ringrazio di avermi seguito fino a questo punto. Da Loofdog è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!